conclude la cerimonia la gran dama dell'Accademia, dottoressa Lucia Bardesiato. Buon pomeriggio a tutti. In qualità di gran dama dell'Accademia dei Gioiosi, presento gli artisti che allieteranno la nostra conviviale, il mezzosoprano Marisa Portolano, accompagnata dal maestro Paolo Rescini. Dei quali leggo un breve curriculum. Marisa Portolano, cantante, inizia i suoi studi musicali come cantante lirica e per molti anni si esibisce per diverse associazioni musicali e collabora a varie stagioni liriche d'opera. Ma nel corso degli anni esplora anche molti altri generi, come il pop, la canzone napoletana classica e il jazz. E quindi cambia il suo stile, adattandolo di volta in volta ai brani che affronta, passando dall'impostazione classica dei cantanti d'opera ad un'emissione vocale più vicina allo stile del musical e della musica leggera. Collabora con Tato Russo per il suo Amleto al Teatro Bellini di Napoli e collabora anche con formazioni gestistiche con Marco Zurzolo e Tony Lillo e con l'attrice Lara Sansone nella rassegna Città delle Donne 2006. Dal 2006 è protagonista del concerto Coriandoli del Novecento, viaggio ideale attraverso stili musicali diversi e realizza un CD dal titolo Mosaico, che propone tale progetto in forma discografica. Avviene nel 2008 il suo incontro con il tango e nasce così il progetto discografico Napoli Buenos Aires. Dal 2013 partecipa come voce solista allo spettacolo Festa di Montevergine, uno dei maggiori successi teatrali degli ultimi anni, in scena al Teatro San Lazzaro di Napoli. Nel 2018 esce Napoletana, il nuovo disco sulla canzone napoletana classica, con particolari arrangiamenti per pianoforte, sax soprano e percussioni curati da Paolo Rescigno. Paolo Rescigno, pianista, arrangiatore e ingegnere del suono, ha compiuto i suoi studi presso la Facoltà di Ingegneria di Napoli, ramo elettronico, e successivamente ha seguito i corsi dell'Università del Middlesex Inghilterra con Phil Collins e altri artisti di fama mondiale. Da oltre un trentennio è titolare dello Studio 52 di Napoli. Realizza lavori discografici per numerosi artisti, colonne sonore per teatro e cinema, musiche per spettacoli teatrali. Ha collaborato con artisti del calibro di Bennato, Zurzo, Luis Bacalov, Riccardo Muti. Alterna l'attività del maestro collaboratore con diversi cantanti lirici e artisti come Leopoldo Mastelloni e Mirna Doris, con quella di direttore d'orchestra e pianista in varie compagnie teatrali, tra cui quella di Roberto De Simone. Ventennale la collaborazione con il Teatro San Lazzaro di Lara Sansone, per il quale cura tutte le musiche di scena. In particolare, negli ultimi anni, realizza le orchestrazioni di Festa di Montevergine, uno dei più grandi successi teatrali a Napoli degli ultimi decenni. Morte di Carnevale e nel 2017 Festa di Piedigrotta. Recentemente ha lavorato per il compositore Marco Zurzolo per la colonna sonora del film Rai dal titolo In punta di piedi per la regia di Alessandro Dalotri. Thank you.
Thank you.
Oh,
Grazie. Del nostro CD napoletana da cui sono tratti questi ultimi brani che avete sentito. Grazie. Due artisti che sono stati i nostri ospiti, Sua Eccellenza Carovia e Don Agostino, perché aveva un impegno a Napoli al ciclo dei nobili al San Carlo, di cui lui è presidente. Ah, ecco. Perché oggi c'è una commemorazione di Amedeo di Savoia Oste, c'è la sua attesa reale Aimone di Savoia Oste, quindi dovrà essere lì ad accogliere Aimone con la consorte che arrivavano dalla Russia. Quindi ringrazio l'artista, bellissima Marisa Portolano, facciamo un applauso eccezionale. Ringraziamo il pianista Paolo De Cigno, che ha avuto il tutto rispetto. Si sono inseriti veramente nei più grandi teatri e speriamo di organizzare con loro, ne stavo parlando prima, magari al San Esago, un altro teatro napoletano di cui loro se ne occupano, una serata solo per noi, magari dell'Accademia, ad assistere a un nuovo spettacolo, va bene? Uno spettacolo anche teatrale, magari, con altri artisti. Quindi sarà una cosa simpatica per avvicinare ulteriormente questa celebrazione dei 400 anni dell'Accademia. Questo sarà la mia di consegnarlo direttamente a Donna Rossina. Grazie.